Uomini e donne, Gemma ci riprova con Giorgio. Ecco cosa è successo. Nuovo colpo di scena nel corso della registrazione del Trono Over del 20 marzo. Il Trono Over di Cancelletto Uomini e Donne continua ad essere all'insegna dei ribaltoni, delle polemiche e delle rivelazioni bollenti. Le ultime puntate del People Show sono state segnate dalle accese discussioni tra Gemma Galgani e Cancelletto Giorgio Manetti. La dama non ha gradito alcune affermazioni del gabbiano in merito alla loro relazione. La nostra non è stata certo soltanto una storia di sesso. Il toscano ha anche criticato la torinese per aver imitato Sharon Stone nel corso della sfilata. Trovo poco elegante accavallare le gambe e mostrare la mutandina. Sulla questione è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha ricordato anche al 61enne che aveva dichiarato che non si sarebbe più espresso sulla Galgani. Successivamente Giorgio ha spiegato di aver parlato perché gli era stato chiesto un giudizio sulla sfilata e che aveva affermato certe cose solo per rabbia. Con Gemma sono stato sempre chiaro sia durante la nostra relazione che dopo. Tina Cipollari ha sposato in pieno la tesi del fiorentino e si è scontrata con Sperti, che l'ha accusata di essere troppo di parte. Uomini e donne, il tarlo di Gemma Galgani. L'opinionista ha riferito di aver saputo che la dama del Trono Over frequenta un uomo a Torino. Ho avuto una segnalazione ed appena avrò le prove le porterò in studio. Gemma ha ironicamente ribattuto che almeno si tratta di un concittadino. Nel corso della puntata registrata martedì 20 marzo si è assistito ad un nuovo colpo di scena con la Galgani, che ha spiegato di avere un tarlo e di voler tornare a frequentare Giorgio. Nel frattempo la dama ha deciso di proseguire la conoscenza con Giocondo, mentre Manetti ha manifestato il suo dispiacere per la decisione di Anna Tedesco di lasciare Uomini e Donne. Maria De Filippi, che ha spiegato che l'Umbra non ha gradito che la decisione della redazione di invitare Federica Pirri per il confronto in studio. Dice che ha parlato male della trasmissione, ma questo discorso vale per tutte le persone che lasciano Uomini e Donne. Riccardo Baciaida, Sossio Aruta, Bis Piccante. Vicolo delle News. Nell'ultima registrazione del Trono Over Ida Platano ha prima litigato con Riccardo per un vocale di Sossio e, dopo un chiarimento, ha baciato il cavaliere Tarantino. Aruta ha fatto nuovamente discutere per aver avuto un momento intimo con due donne con le quali è uscito a distanza di due giorni. Per restare aggiornati sulle news di Uomini e Donne, cliccare sulla firma dell'autore dell'articolo e digitare il tasto Segui.